siamo a Sanremo. Grazie mille della linea, qui in diretta dalla nostra postazione di Radio Bruno, Nina Zilli, benvenuta. Ciao, ciao a tutti. Allora, com'è andata? Ieri un'esibizione pazzesca, oh, bellissima. Grazie. Guarda, io ero emozionatissima, ovviamente, come sempre, poi l'apertura ti emoziona ancora di più perché sei la prima, però come sempre alla fine, quando inizi poi a cantare, si scioglie tutto, no? Tutta l'ansia, tutta l'agitazione, e non pensi più a niente, la famosa canta che ti passa praticamente. Una canzone bellissima, sola, tra tante canzoni d'amore, finalmente invece un inno alla solitudine, ma in senso buono. Sì, perché infatti dico sempre che dedico questa canzone alle persone che hanno il coraggio di affrontare la propria solitudine, no? Perché tanto alla fine riusciamo a sentirci soli anche in mezzo alla gente, per cui è una roba che va fatta, anche perché la solitudine, come tutte le cose, come tutte le cose nella vita, no? Tra le mille sfumature della vita, alla fine ci sono sempre due facce della medaglia. E quindi c'è il lato brutto della solitudine, perché quello che stai lì a rosicare, rimuginare, pensi e pensi e ti trituri, ti fai l'arachiri. Poi però, insomma, tutti questi pensamenti servono anche per metabolizzare le cose, per conoscerti meglio e per andare avanti, perché basta veramente solo un passo per lasciarti tutto alle spalle. E come hai detto tu, meglio soul che male accompagnate. Esatto, sì, per sdrammatizzare un po', perché poi quando uno parla di solitudine, no, uno diventa sempre un po' triste, ma in realtà invece un incontro con se stessi ogni tanto ci sta, ci vuole. Il pezzo è piaciuto, sei passato, quindi accedi con tranquillità a sabato. Esatto, sì. Ah, posso mettere tutti i vestiti che ho portato? Vuoi svelarci qualcosa in anteprima, un colore? No. Allora, diciamo che oggi, cioè, mi divertirò un casino nella serata delle cover, mi divertirò, è il vestito più pazzo di tutti, è divertente, e io lo chiamo il vestito da supereroe, poi non vi dico altro, comunque voi capirete quando lo vedrete, e poi chiaramente la super eleganza lasciamo per il finale. A proposito di cover, omaggio a Massimo Ranieri, Se bruciasse la città. Sì, è un pezzo che io amo tantissimo, ovviamente nella serata delle cover non potevo non portare un pezzo degli anni 60, l'ho scelto a parte, insomma è stato scritto da veramente nel gota degli autori italiani, cantato da The Voice, Massimo Ranieri, e un arrangiamento spaziale, e in più una canzone che nonostante sia stata una hit tremenda perché ha venduto milioni di dischi, però credo che quando uno pensi a Massimo Ranieri o comunque alle hit anche degli anni 60, questa canzone rimanga un po' indietro, no? In qualche modo è stata dimenticata, perché Massimo ne ha fatte talmente tante che questa era la prima, per cui mi è piaciuto, cioè mi piace riportarla per farla risentire, perché credo che sia, cioè, personalmente è un pezzone, cioè per me è proprio un pezzone. Ma so che l'hai avvisato ed era felicissimo. Sì, in realtà è successa una carambata, io ero in studio alle Officine Meccaniche da Mauro Pagani, stavamo mixando Se bruciasse la città e è entrato Massimo Ranieri, capito? Uè, no, ho sentito delle note, così, diciamo che si è sentito chiamato in causa, lui era lì e stava registrando anche lui il suo disco, e quindi insomma mi ha fatto veramente molto piacere, era contento che qualcuno anche l'avesse recuperata, e poi vabbè, gli arrangiamenti, quando una roba è figa va lasciata così, quindi non è stravolta, non aspettatevi una versione diversissima, chiaramente l'arrangiamento l'ho rifatto un po' più rock and roll, ecco, perché il pezzo è epico, ha un beat, è un up tempo, quindi è bello veloce, è molto divertente. Qual è stato il complimento che ti ha entusiasmato di più dopo l'esibizione? Ma guarda, ne ho letti tantissimi, veramente i miei fan sono fuori di testa, gli Arzilli poi, che è il fans club, mi fanno scrivono delle robe, cioè che veramente sono dei pazzi, mi fanno anche dei cartelloni, sai, tutti photoshoppati, quindi io sto male, e comunque in generale volevo ringraziare tutti i twittaroli, tutti i facebookari, anche tutti quelli che non sento, perché veramente sono un grande sostegno, no, in questi momenti, che comunque uno è qua che con la strizza dice oh mio Dio il palco dell'Ariston, e poi scende, legge insomma tante cose buone, credo che poi alla fine i social, no, anche lì la famosa medaglia a doppia faccia, molto spesso vengono usati più per la cattiveria o per i commenti che fanno anche ridere, quindi un po' di cinismo che ci sta, però alla fine sarebbe meglio, esatto, usarli così perché fa molto bene. Grazie mille di essere stata grazie con noi. A voi. Salutiamo tutti gli amici di Radio Bruno. Un bacio grande a tutti gli amici di Radio Bruno. Stay soul!